all'interno di questo palazzo, ma che esce con anche principio di ecomusealità, di progettualità che esce dalla fisicità di questo spazio, si è anche avvicinato, l'ha raccontato anche il dottor Salierno, a una prospettiva differente, quella dell'uso sociale dei patrimoni culturali. Il progetto si chiama Trasimeno Arts and Craft, quindi arte e artigianato in inglese, una terapia occupazionale è possibile. Vediamo da dove siamo partiti. Qual era il nostro interesse che poi ci ha legato e ha permesso di portare qui anche una parte dei pazienti della salute mentale del Trasimeno. Innanzitutto è stato importante fare un percorso di riconoscimento delle fragilità e dell'isolamento dei pazienti afferenti al servizio di salute mentale. Noi dobbiamo essere consci che i pazienti, coloro che fanno riferimento al servizio della salute mentale, sono soggetti con una fragilità e a rischio di isolamento sociale, spesso anche economico, perché come ha ricordato il dottor Salierno, in un momento di fragilità dovuta alla malattia c'è anche la questione economica che viene spesso che diventa poi una